Ciao a tutti, buonasera. Allora, stasera per questo video introduttivo per il nuovo romanzo che ho scritto insieme a Alessandro Cirillo, Pedine Sacrificabili, sono con un ospite speciale. Sono con Kit Lynn Walken, ok? Quindi, ciao Kit, come stai innanzitutto? Ciao Francesco, tutto bene? Ti ringrazio moltissimo di questa intervista. Allora, perché stasera siamo con Kit? Ecco, perché il romanzo che ho scritto insieme ad Alessandro ha un protagonista particolare che è una tracker. Che cos'è una tracker? Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che cos'è il tracking. Prima parto io con una definizione e poi dopo tu, Kitty, magari mi dici se è giusta o se è completamente sbagliata. Il tracking è una serie di procedure, ok, per poter interpretare le impronte sul terreno, che siano di un animale, di una persona, di un veicolo, di qualcosa, per poterlo inseguire o capire quello che sta facendo, indipendentemente dal terreno che stiamo incontrando. È corretta come definizione, Kit? Assolutamente sì, si tratta di una disciplina millenaria, ma come abbiamo già avuto modo di parlare diverse volte io e te, non si è mai persa nel corso del tempo, non è mai del tutto caduta nell'oblio, per cui l'abbiamo ereditata e troviamo delle applicazioni nella vita di tutti i giorni in quasi tutti i paesi al mondo. Ma a proposito, appunto, è un, diciamo così, un'attività che mi dicevi tu, millenaria, primi cacciatori, diciamo così, tutto. Ecco, puoi fare una breve storia del tracking? Dove sono le origini del tracking? Se qualcuno si è messo lì a studiarle, a pensare che sono state, per esempio, le prime popolazioni che hanno beneficiato di questo tipo di ragionamento e di procedure. Guarda, la nascita è venuta, direi, pressoché nello stesso momento per quasi tutti i paesi, quindi dobbiamo andare a cominciare dall'età primitiva. Il tracking è stato scoperto, passami il termine, e sviluppato proprio per due scopi principali, per procacciarsi comunque il cibo, quindi prede, e per controllare i confini di quelli che erano i primordiali, villaggi, primordiali comunità da possibili attacchi di predatori o da tribù ostili. Poi Certo. nel corso del tempo si è, ma non tanto si è evoluto, perché in realtà quelli che sono, come tu dicevi giustamente prima, le procedure di questa disciplina, in realtà sono sempre le stesse nel corso del tempo. Quello che è cambiato è stato un po', diciamo, l'ambito di applicazione che accennavo già prima. Quando racconto nei miei corsi la storia del tracking, un periodo su cui tendo a porre l'attenzione, perché semplicemente anche uno che ci ha restituito più letteratura a riguardo è quello dei trappers americani, quindi diciamo come contesto della conquista del West, perché queste figure che adesso hanno acquisito delle tinte un po' leggendarie, ma in realtà sono figure realmente esistite, si procacciavano da vivere con quello che era tutto il sistema di trappolaggio, ma in realtà impiegando quotidianamente, direi quasi pedissequamente, quelle che erano le loro abilità nel leggere le tracce animali e umane nella vita di tutti i giorni, sia appunto per piazzare le trappole, sia nel caso in cui si dovessero anche difendere da tribù potenzialmente di indiani. Adesso si parla, diciamo, a livello di contesto geografico di quello che è Nord America, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Montana e tutte appunto quelle aree. È chiaro che poi il tracking è diventato qualcosa di molto appetibile da un punto di vista tattico, ecco perché ad esempio l'esercito degli Stati Uniti ha deciso addirittura di impiegare dei primi scout nativi americani all'interno delle proprie fila, ad esempio in operazioni come la caccia a Geronimo, ed è stato poi esportato con più o meno successo, perché mi bisognerebbe aprire una parentesi molto lunga in Immagino. quello che è stato il contesto del Vietnam, e poi ripreso ad esempio per l'Afghanistan, soprattutto per il concetto del reperimento di ordigni esplosivi. Poi potrei parlare per ore, ma diventerebbe Certamente, un trattatello, diciamo, storico che vogliamo evitare. esatto. Quindi, parliamo invece, andiamo un po' più sul personale. La domanda sorge spontanea. Perché ti sei, o qual è stata la scintilla che ti ha fatto appassionare a questa disciplina che parliamo, insomma, non è propriamente di moda, ecco, come mai? O quando ti sei avvicinata a questa disciplina? Io solitamente, perché poi la realtà dei fatti mi porta a dire questo, do la colpa a mio padre e me ne lavo anche le mani, perché
Evidentemente voleva un figlio maschio e mi ha sottoposto alla visione di western quasi in continuazione durante la mia infanzia e adolescenza, sono tutto il periodo che ho passato a casa dei miei genitori. Per cui in realtà avevo già assorbito questa fascinazione, diciamo, nei confronti sia dei trapper, sia appunto dei nativi americani in western. Intorno al 2012 io mi sono avvicinata a quello che è l'ambito della sopravvivenza, acquisendo più o meno le prime tecniche, partecipando ai primi corsi, e poi ho deciso di in qualche modo intraprendere questo percorso nel tracking, provare a cercare di avvicinarmi ma in una maniera molto più sistematica. Non mi bastava soltanto guardare dei video su YouTube, ma volevo apprendere Certo. arte, esatto, ed essere seguita anche da figure che mi potevano impartire le giuste nozioni, darmi la giusta struttura, ecco. E così questo è stato. Non l'ho vista come, sì, l'ho vista come completamento della sopravvivenza, ma in realtà era qualcosa che sentivo davvero come una sorta di mia visione, ecco. Come dice, consentimi la citazione, tra il bieco e il culturale, dipende dai punti di vista di Schwarzenegger, che dice: scopri la tua visione e il resto seguirà, riprendendo anche il buon Certo, Marco Aurelio, ecco. Però in realtà assolutamente. è stato esattamente così. Ok, allora, questo percorso di formazione, diciamo così, personale e anche tecnica, immagino, perché avrei dovuto imparare e implementare tantissime nozioni. Ok, Basta guardare la mia libreria. immagino, è un percorso che non finisce mai, questo immagino che non posso sbilanciare a dire questo, è un percorso che non finisce mai, però quel che vorrei dire è... Quando fai attività di tracking, cosa del genere? Che cos'è che provi? Provi qualche emozione? Cos'è che ti spinge a fare tracking? E cosa senti quando interpreti un'impronta? Sono due sensazioni che possono essere viste come concatenate l'una all'altra. Una ti sembrerà magari insolito, ma è un senso di passato, un passato che si vuole conoscere, un passato che non è stato nostro, ma è stato, Certo. diciamo, dell'autore o dell'autrice delle tracce. E dall'altra parte, ma quasi in maniera proprio immediata, subentra questa tentativo di mettersi nella mentalità della persona. Quindi la lettura dell'impronta è un input che parte a livello visivo e poi arriva a livello cognitivo, con un tentativo appunto di andare a scoprire la personalità di questa persona, la mentalità stessa, l'approccio, perché ha fatto una determinata azione. Alcuni elementi, questo io e te lo sappiamo, lo possiamo estrapolare dalle tracce stesse, e altri invece Certo. devono essere in qualche modo ricostruiti in base a quelli che sono, passami il termine, gli indizi, ma è anche corretto utilizzare questo termine, che ci vengono dati dal terreno, ma anche dalla vegetazione più alta. Quindi questo onestamente è quello che provo. Come sumo di tutto questo, un assorbimento totale, totale in quello che sto facendo. Cioè, ti isoli proprio quando sei in No, attività. perché sarebbe molto sbagliato, perché non percepirei eventuali pericoli che possono essere dovuti a una moltitudine di fattori. Non mi isolo, semplicemente faccio in modo che questa mia bolla, termine che è utilizzato molto ad esempio dai tracker americani, resti in qualche modo in contatto con tutto quello che c'è esternamente, ma questa bolla è in qualche modo protetta dalla mia concentrazione sull'attività che sto svolgendo. Qual è secondo te il terreno più semplice e il terreno più difficile per far tracking? Non ce ne sono. Sono o tutti, possono essere o tutti semplici o tutti difficili, nel senso che un terreno come la sabbia, che notoriamente viene identificato col termine di track trap, in Certo, sì. inglese appunto, di trappola per tracce nella terminologia del tracking, può essere un terreno invece che con delle condizioni di umidità non favorevoli diventa estremamente insidioso. Ti porto un esempio concreto. Quando vado in Olanda, solitamente le prime giornate relative al tracking vengono svolte in un'area centrale che è un'area estremamente sabbiosa, di dune. Va tutto molto bene quando le dune rimangono molto vicine ad una zona che poi diventa bosco o diventa pineta. Ok.
c'è una percentuale di umidità di un certo tipo, per cui noi vediamo bene la traccia, vediamo bene la fondamenta dell'impronta. Laddove invece le dune sono effettivamente una zona completamente aperta, quindi con nessuna vegetazione più alta, noi abbiamo una situazione di dune proprio da deserto, quindi è impossibile andare a determinare molto molto bene quella che è il disegno della suola di una persona, quello che identifichiamo come pattern, per quello certo. che è la terminologia, perché chiaramente la duna collassa e quindi è difficile andare a percepire qua sono passate 5 persone, 6 persone, proprio perché la sabbia in quel momento non ha nessuna percentuale, perdonami, di umidità e per cui tende a collassare. Esatto. Quindi vediamo che anche un terreno come quello, posso dirti che sono rimasta stupita dai deserti americani, quello che almeno io ho visto, cioè il basso Mojave fuori da Las Vegas, pensavo che fosse un terreno estremamente difficoltoso, invece per 2 anni consecutivi e anche con differenti condizioni meteo, onestamente l'ho trovato un terreno abbastanza agevole per la presenza di questi piccoli cactus che comunque riescono a catturare molto bene il passaggio delle persone, perché alla fine sono teneri, per cui rimangono calpestati e trattengono anche dettagli di carro armato, ad esempio. Certo. Se qualcuno volesse avvicinarsi a questa disciplina, che consiglio gli daresti? Di avere molta pazienza, perché è una disciplina quasi statica, almeno all'inizio. Cosa intendi? È statica nel senso che ci vuole molto tempo nel leggere le impronte, nel diventare prima ancora di leggere consapevoli delle impronte stesse. Adesso io intendo impronte, però orme, ecco, nella lingua italiana, perché per impronte in forensica ci riferiamo soltanto a quelle digitali, mentre sarebbe corretto. Certo, è giusto, sì, è giusto. Di fare la demarcazione, ecco. Ci vuole pazienza, ci vuole costanza e soprattutto il farsi, lasciarsi scoraggiare dal terreno, dalla giornata magari difficile, non deve essere un preludio a mollo tutto perché davvero non fa per me. Perché in realtà tutti quanti possiamo riacquisire questa disciplina perché è qualcosa di primitivo, quindi tutti insomma. Certo, qualcosa di atavico quasi, diciamo. Assolutamente sì, però ci vuole appunto questo elemento, la pazienza come cardine. Ecco. Per quello che puoi dire delle tue attività, diciamo, attuali e tutto, appunto, per quello che puoi dire, perché il tracking oggi, con tutti i sistemi tecnologici che ci sono, perché uno direbbe, ci sono, che so, rintracciare le persone attraverso il cellulare, intercettarle, oppure qualcuno direbbe i droni, qualcuno direbbe i cani, che non sono molto tecnologici, però ci siamo capiti. Le telecamere, tutto. Perché il tracking oggi? Ti do 3 motivazioni molto brevi. Non devi darle a me, devi darle a chi le sente il video, ovviamente. Allora, la prima è che ovviamente tutti i sistemi tecnologici, perdonami, possono essere fallaci, possono letteralmente lasciarci a piedi per mancanza di segnale, mancanza di batterie, eccetera, eccetera. Seconda cosa, perché possiamo averli dimenticati a casa, non averli provvedimento, persi e quant'altro. E terzo o motivo anche perché. deliberatamente ce ne liberiamo, oppure Assolutamente. deliberatamente, ecco. Assolutamente. E la terza motivazione è perché il tracking ci permette di rimanere molto adesi a quello che è il concetto del buon senso. Cioè, il tracking, come dico sempre, è il 90% buon senso. Spesso vedo persone che inventano piste, che è un errore assolutamente comune, direi anche necessario. Però in realtà è proprio il buon senso che ci permette di comprendere questo è un primo passo, questo è un altro, e poi è quello che io vedo concretamente nel terreno, nella vegetazione, che mi dà gli elementi per procedere e seguire la pista tracciata dall'inseguito o da un veicolo, da un animale. Il buon senso si può insegnare secondo te? In qualità di istruttore di tracking che sei, il buon senso si può insegnare? Sì, bisogna scardinare alcuni preconcetti ed è per questo motivo che vedo sempre appunto come riprova che i migliori studenti che abbia mai avuto di tracking sono i bambini, perché Davvero? no, assolutamente sì, non hanno alcun tipo di preconcetto, mentre Esatto. la
concedimi il termine, la disciplina o in qualche modo una certa struttura mentale può avere la meglio sul discorso di buon senso, ecco, lì vedo persone che fanno più difficoltà. I bambini davvero rimangono molto molto aderenti a quelli che sono gli indizi che possono raccogliere e usano molto di più il buon senso di noi. Allora, in questo caso qui, chi è secondo te l'allievo migliore e l'allievo peggiore? Hai già quasi risposto, però se vuoi dare qualche dettaglio in Non più. posso compromettermi, questa è una domanda di quelle che possono compromettere la mia posizione. Secondo te, o quale Però sarebbe l'allievo, diciamo, a cui te piacerebbe insegnare di più, perché sai che renderebbe di più, secondo te? Qual è l'allievo perfetto? Se esiste. in realtà non esiste semplicemente la predisposizione che ha una persona, può anche darsi, mi è capitato questo di riscontrarlo, avere persone che ha dei corsi base, avevano una certa predisposizione, i corsi intermedi già un'altra. Magari i corsi base erano estremamente scettici nei Certo. confronti del tracking, sono venuti proprio per capire se faceva per loro o meno, per vedere. Realisticamente la bontà o meno di quest'arte, e poi nei corsi intermedi invece li ho visti veramente scevri di ogni tipo di preconcetto, quindi ho notato un'evoluzione della persona. È Certo. molto molto sensibile da individuo a individuo. Come ho detto prima, sicuramente a livello statistico i bambini mi hanno dato molte molte soddisfazioni. Immagino. Prima. Bambini posso dirti dai 6 anni fino ai 12, ecco. Però, sì, bambini, Anche sostanzialmente. questo, sì. Certo. Tu prima hai usato, nella frase precedente, il termine arte. Io invece utilizzerei il termine scienza. Chi dei due ha ragione, secondo te? Oh, nessuno, perché io li uso come sinonimi. In realtà non lo sono, ma per il tracking sì, perché potrebbe essere più corretto magari utilizzare disciplina che si incontra un po' a metà strada. In realtà io ho una mentalità più prettamente forensica, per cui la Certo. vedo come te, e quindi giustamente Più scienza, quindi. esatto, sì. Però effettivamente anche arte viene utilizzato spesso. Personalmente voto per scienza. Bene, bene. Allora, ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dato, Kit. Grazie a Voglio te. solamente avvertire, più che avvertire, voglio solamente suggerire che voi avete appena visto la tridimensionalizzazione, la personificazione del personaggio di Linda all'interno del libro Pedine Sacrificabili. Quindi, grazie ancora, Kit. Faremo magari un'altra chiacchierata volentieri sull'argomento perché personalmente lo trovo estremamente interessante perché durante la stesura del romanzo mi si è aperto veramente un universo quando ho dovuto descrivere il personaggio che faceva attività di tracking. Quindi sono veramente personalmente anche molto interessato su questa disciplina e invito tutti voi ovviamente a, perché no, se siete minimamente incuriositi, ad interessarvi e a ricercare. Sotto mettiamo i riferimenti se volete contattare direttamente Kit. Va bene? Ciao Kit e ci vediamo. Grazie di tutto. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e devo ringraziare ancora una volta la presenza di un nuovo ospite che è Kit Lynn Walken, che questa volta ci parlerà di un argomento veramente molto interessante. Ma innanzitutto, ciao Kit, come stai? Ciao Francesco, grazie mille per avermi invitato ancora. Sto benissimo, molto Bene, carica, ecco, per questo ok, intervento. questo è molto importante. Allora, in questo video di cosa parleremo? Di un argomento piuttosto complesso. Quindi noi stiamo parlando di unconventional warfare, ok? Quindi che potremmo tradurre come tecniche di guerriglia? Come potremmo tradurre l'unconventional warfare in termini Termini italiani, di Kit? guerriglia, assolutamente sì. Esatto. Attraverso tre scenari molto particolari che si sono svolti. Nei primi due scenari nel sud-est asiatico, giusto? E poi dopo faremo un viaggio nel Centrafrica. Ok? Allora, non devo introdurre io Kit Lynn Walken perché ne abbiamo già parlato, è già piuttosto presente sui vari social media tutto, però mi preme
Potrei sottolineare che è un'esperta dell'arte del tracking. Tracking abbiamo già parlato in un video precedente insieme, ma se vogliamo ripeterlo velocissimamente, il tracking è, diciamo, l'arte, la scienza di poter interpretare le impronte sul terreno di qualcosa o di qualcuno. Giusto, Kit? Assolutamente, corretto. Ok, quindi allora adesso lascerei la parola a Kit, che inizierà a introdurci ai concetti di unconventional warfare. Prego, Kit. Grazie mille, Francesco. Allora, io mi sono, diciamo, avvicinata a questa dimensione proprio durante l'apprendimento del tracking. Io sono sempre stata mossa da una grande passione per la storia e da un desiderio di approfondire, proprio per comprendere come certe tecniche in realtà sono nate da delle esigenze storiche particolari, Certo. in questo caso esigenze comunque tattiche. Ho deciso di diciamo, suddividere questo intervento in tre grandi gruppi, come hai citato tu prima, quindi da un punto di vista geografico ma anche temporale. Quindi inizieremo dal sud-est asiatico, parleremo della Malesia e il Borneo, ci sposteremo poi nel secondo blocco in Vietnam per andare a concludere in, diciamo appunto, nella zona centrale dell'Africa, come detto da te, nella Rhodesia, che attualmente è lo stato dello Zimbabwe. Allora, Molto iniziamo da bene. un punto di vista, diciamo, cronologico, parlando della Malesia del Borneo, ma anche della presenza degli inglesi in questo, in questa dimensione. Perché questo? Perché la loro presenza, diciamo, preponderante in quelle che erano le former colonies, diciamo, del Commonwealth nel sud-est asiatico, ha fatto sì che per in qualche modo contrastare i primordiali movimenti insurrezionalisti fosse stata necessaria la creazione di unità specifiche. Unità specifiche che da una parte sono state create ad hoc, come ad esempio appunto il 23° reggimento della SAS. In altri casi, come diciamo nell'ambito dei Sarawak Rangers, si trattava di nativi, IBAN trackers, come appunto denominazione tribale, che sono stati diciamo inclusi all'interno dell'esercito britannico grazie alle doti eccezionali di scout, soprattutto. Poi Quindi in realtà esploratori del territorio perché loro erano nativi del luogo e giustamente gli inglesi sì. sfruttavano le loro capacità. Vorrei sottolineare che intendevi tu come 23° SIS, intendevi formazione di forze speciali, comunque. Assolutamente, formazione di forze speciali che in questo caso avevano, diciamo, da colmare delle lacune, ma soltanto a livello di conoscenza del Certo. territorio, che invece, ad esempio, questi IBAN trackers, parte dei Sarawak Rangers, che ripetiamo appunto, sono stati anche loro appunto resi parte dell'esercito britannico in un secondo momento, chiaramente non avevano per una diversità di territorio, di background e così via. Per cui se ci focalizziamo, ad esempio, su questi due conflitti, quello della Malaysian Confrontation, no? Malaysian Emergency e Borneo Confrontation, per andare a riprendere proprio la dicitura britannica, vediamo come effettivamente l'operato dei SAS, anche sia quelli appunto inglese, ma anche appunto di quelli neozelandesi, di cui parlavamo un attimo fa io e te, in realtà è stata fondamentale per andare a creare degli individui altamente specializzati nel contrastare tutte le operazioni di guerriglia. Sicuramente una buona parte è stata in qualche modo di queste conoscenze, è stata acquisita proprio dai nativi, conoscenza del territorio in termini di conformazione geologica, ovviamente, Certo. di fauna e anche di flora. Questo sappiamo che è molto importante, forse l'avevamo accennato anche nel precedente intervento, Sì. in quanto il tracking si basa anche proprio sullo studio di come la vegetazione reagisce al nostro passaggio quando disturbata. Vi racconto che proprio in questo periodo particolare, proprio grazie ai SAS inglesi, sono stati istituiti quelli che sono, diciamo, passati alla storia come i Six British Anti-Tracking Principles. Ah, Sono dei bene. principi relativi alla, diciamo, riduzione, minimizzazione, scusatemi, delle tracce in qualsiasi ambiente. Loro lo hanno sviluppato nell'ambito della giungla, ma in realtà appunto sono diventati in qualche modo un caposaldo per qualsiasi territorio. E quindi Ecco. si tratta di sei principi fondamentali, dicevi. Sono, esatto, sono dei principi che, come dico sempre anche ai miei studenti, sono al 100% basati su quello che è il buon senso. Perché, ad esempio, il primo principio è non camminare su superfici morbide e umide.
Altrimenti si potrebbe lasciare non soltanto il disegno, diciamo, dell'outline, cioè il contorno dello scarpone, ma anche il disegno proprio dello scarpone stesso. Il fatto quindi, conseguentemente, di prediligere sempre delle superfici estremamente dure, oppure calpestate già da qualcun altro. Un secondo principio è quello ovviamente di non accendere fuochi, Certo. importantissimo. Anche in un'ottica di sopravvivenza, comunque di saper, diciamo, adattarsi a quello che è lo scenario e di sopravvivere anche senza necessariamente accendere il Disciplinare fuoco. l'uso del fuoco, per l'appunto, Disciplinare certo. l'uso del Certo. fuoco, disciplinare l'uso chiaramente del rumore, quindi la noise discipline, che è fondamentale in ambito tattico, e anche quello che è disciplinare l'uso degli odori che noi emettiamo. Quindi adesso sto pensando in inglese, perdonatemi, era. Semplicemente evitare di mettersi profumi o di Il addirittura dopobarba, il classico, il dopobarba, dentifrici. pesantissimo, ecco. Esatto. Poi ci sono appunto tutti i principi relativi al movimento, cioè non tagliare quello che si può semplicemente magari spezzare in maniera molto naturale con le mani, Certo. piegare quello che teoricamente una persona si sentirebbe di dover spezzare con le mani, ma piegandolo si crea meno danno alla vegetazione, scostare quello che si può piegare, eccetera, eccetera. Quindi Certo. tutta una serie di principi, come dicevo prima, relativi al buon senso. Oltre a questi, chiaramente in questo periodo sono state gettate le basi per comprendere anche come il tracking poteva essere applicato nella detenzione di qualsiasi attività di ambush, ok? Quindi Quindi creazione niente, ambush, di vediamo imboscate, per imboscate. l'appunto. Assolutamente Ok. sì, imboscate o anche appunto per l'identificazione in lontananza, laddove è possibile, chiaramente dobbiamo pensare al contesto della giungla, ma anche Certo. di possibili luoghi di observation point, di outpost e così via. Questo per ridurla proprio ai minimi termini. Tutta questa serie di attività chiaramente appunto venivano a consolidare la conoscenza del territorio proprio per contrastare, come dicevamo prima, la guerriglia insurrezionalista. Più si conosce come la guerriglia opera, più si riesce appunto ad avvicinarsi ad essa e ovviamente anche a sventrare qualsiasi attività. Contrastarla, certo. Esatto, di depistaggio e così via. Questo punto è stato poi ripreso ampiamente durante il conflitto del Vietnam. Questo perché? Perché quello che avevano fatto gli inglesi nell'inglobare appunto questi Sarawak Rangers, ma anche poi i Gurkha, famosissimi, che adesso non spendiamo parole, sennò Certo. dobbiamo stare Esatto, quattro. apriremo un altro Esatto, capitolo enorme. I esatto. Gurkha nei paresi, ecco. In realtà in Vietnam è stato in qualche modo realizzato dagli americani con l'aiuto di tutti quei quasi 250, non erano pochi, ecco, 250 nord vietnamiti che avevano abbandonato magari appunto l'esercito ordinario nel loro paese per poter andare a rivolgersi con gli americani. E questo perché? Perché gli americani avevano appoggiato la stessa politica che era stata promulgata dagli inglesi nel sud-est asiatico, il cosiddetto programma Hearts and Minds, che consisteva in qualche modo, contribuire a creare un buon clima per i nativi, offrendo assistenza alle famiglie, soprattutto appunto a chi aveva perso familiari, dando Certo. assistenza sanitaria, cibo, protezione, eccetera, eccetera, eccetera. Nel caso dei Tiger Scouts, cioè appunto di questi nord vietnamiti principalmente che facevano parte di questo partito che si chiamava PAVN, cioè che era quello per la liberazione del Vietnam, chiaramente è stato portato avanti un programma per renderli non soltanto protetti dall'esercito statunitense, ma anche per renderli parte integrante, sempre appunto come guide scout in primis, Certo. ma anche tentando di insegnare a loro, e con alcuni è stato possibile, con altri no, anche perfettamente la lingua inglese, in modo tale che facessero al 100% parte appunto del sistema dell'esercito americano. Una domanda così che mi viene in mente, che mi hai stimolato con questa descrizione. Potresti dire a grandi linee qual era la loro tipica missione? Una loro tipica missione? Beh, sostanzialmente questi personaggi venivano mandati soprattutto in ricognizione, ma non perché fosse più
complesso e quindi fossero più spendibili, diciamo, da un punto di Certo. vista pratico. C'erano delle avanguardie? Tu intendi che erano delle avanguardie Assolutamente, per... perché comunque c'era un discorso di andare appunto a compiere operazioni di pattugliamento proprio per in qualche modo raccogliere la maggior parte di intelligence proprio dal territorio. E tra l'altro non dobbiamo tralasciare il fatto che queste persone appunto parlassero appunto la lingua dei locali, quindi fosse anche meno, diciamo, traumatico per i locali stessi andare a rilasciare delle informazioni a... Certo, a qualcuno che Non... arriva lì ti chiede scusa, hai visto passare, hai visto... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi diciamo che mentre per gli americani era più difficile imparare ad esempio, Dialetto, sì. vietnamita, questa figura appunto i Tiger Scouts potevano sopperire a queste due funzioni in particolare. Poi in realtà l'esercito statunitense, soprattutto i Marine Corps, che sono stati appunto quelli che hanno formato questa unità specifica dei Tiger Scouts, hanno in qualche modo portato avanti proprio un consolidamento della operatività di questi Tiger Scouts. Al pari proprio non è che venivano relegati a dei ruoli secondari, tutt'altro. Ho scritto appunto un articolo su questo proprio per, insomma, questo studioso australiano, Carl Cauto, che in qualche modo va a evidenziare proprio come si cercasse di creare una totale stabilità e non un dislivello tra le due parti, assolutamente. Quindi trovare un rapporto tra pari, sostanzialmente, per questo tipo di... Ecco, hai potuto nelle fonti che hai studiato, che hai analizzato così, trovare un rapporto di efficacia che queste truppe avevano sul campo? Nel senso, effettivamente erano efficaci per lo scopo per cui erano state, diciamo così, formate? Allora, per quello che riguarda i Tiger Scouts, assolutamente sì. C'è stato un incremento di, diciamo, efficacia, di buoni risultati nelle operazioni da parte degli americani proprio grazie alla loro presenza. Diciamo che forse in maniera un pochino più eclatante, proprio l'acquisizione degli IBAN trackers e anche dei Dayak, per quello che riguarda appunto l'esercito inglese, in Malesia e in Borneo forse è stato addirittura molto più accentuato, cioè senza di loro o comunque senza un programma specifico che fosse basato sulla comprensione Certo. e sullo sviluppo di queste, diciamo, strategie legate alla unconventional warfare, in effetti appunto gli inglesi alla fine non avrebbero poi mosso dei passi, diciamo, migliori che in passato, ecco, quello sicuramente sì. Tutto questo si è tramutato in una serie di, direi, risultati più che positivi ottenuti ad esempio dai Selous Scouts in Rhodesia, finché Certo, appunto sono stati resi attivi, quindi fino intorno al 1980. ok, quindi ci stiamo già spostando Sì, nella ho, Rhodesia, certo, perdonami. ok, però stiamo passando già da un ambiente, adesso volevo andare, se mi permetti, un po' sul tecnico, due ambienti differenti. Prima parliamo del sud-est asiatico, quindi giungla, sostanzialmente, ok? Mentre invece il Centrafrica e Rhodesia era, sì, parte giungla, però era molto più savana o altri tipi di ambienti. Ecco, torniamo alla giungla. Prova a fare velocissimamente, se puoi, per qualcuno che è a digiuno di tracking, un esempio di una sequenza di tracking nella giungla. Ad esempio, potresti spiegarla? Sì, Ecco, allora è un in ambiente termini che io semplici. personalmente, lo dico appunto per onestà verso me stessa e verso appunto tutti quanti voi, è un ambiente di cui io non ho esperienza, perché ancora Vabbè, la appunto non giungla ho... è dall'altra parte del pianeta, ovviamente. Poi diciamo che il Borno, insomma, in qualche modo ha coniato anche, insomma, o almeno, magari non il Borneo nello specifico, però il cosiddetto inferno verde appunto è riferito chiaramente all'ambito della giungla. Quello che è necessario fare prima ancora di mettere gli occhi a terra è quello di scansionare tutto l'ambiente che abbiamo intorno, che laddove appunto noi siamo abituati a degli spazi un pochino più aperti, ci viene un pochino Certo. più facile. In giungla è molto disorientante, molto straniante, perché in realtà Perché gli le distanze sono spazi estremamente sono ridotte. assolutamente sì. Quindi verrebbe in qualche modo più istintivo mettere subito gli occhi a terra.
terra, ma in realtà il problema è che non c'è soltanto appunto il discorso delle tracce a terra o di quelle aeree lasciate magari Certo. sui rami perché qualcuno si può essere, appunto, può averle piegate, spostate così via, ma ci sono anche tutte le insidie relative a quella che è la fauna della giungla, Certo. estremamente insidiosa. Se posso condividere con voi una cosa relativa alla giungla, ma tra l'altro in tutt'altro contesto, cioè quello del Sud America, mi diceva un mio studente all'interno di una serie di webinar che io tengo per la zona del Costa Rica e del Venezuela, che vedere le tracce a terra a volte è pressoché impossibile, perché in realtà il calpestio magari di persone all'interno di questi sentieri, per quanto stretti, porta una vegetazione a cadere, per cui sono una serie di tracce che si trovano su una vegetazione che è parzialmente ancora in piedi e parzialmente invece al passaggio, quindi terra nuda in parole povere ce n'è veramente poca. Quindi dobbiamo immaginare che anche appunto in quegli anni in Malesia e in Borneo fosse più o meno la stessa situazione, e Certo. perché no anche in Vietnam. Quindi purtroppo in questo contesto, come dicevo, non soltanto è disorientante, ma anche molto stancante a livello visivo. Ecco perché in giungla sembra essere più semplice andare a visualizzare, perché sono un pochino più ad altezza occhio di persona eretta, quelle che sono delle tracce aeree che non delle tracce a terreno, perché il terreno anche è estremamente buio, proprio per questa Certo. Certo. vegetazione lussureggiante. Quindi tutte quelle che fanno parte delle pratiche classiche del tracking, in qualche modo in giungla vanno riviste, riadattate, cioè Certo. si deve adattare al contesto, ecco. Quindi magari guardare più appunto ai segni, all'altezza della vegetazione, se c'è stato un Sì, passaggio, poi perché il terreno ci può aiutare poco in questi sì, casi qui. chiaramente a segno ad altezza, diciamo, viso o comunque parte alta del corpo, ovviamente corrisponde anche un movimento sul terreno, ma è molto più facile identificare quelli. E una volta trovato il primo segno, si avanza sul secondo e così via. Chiaramente il passo intermedio qual è? Il fatto di controllare scrupolosamente la zona che c'è intorno a noi per non muoversi in maniera un po' troppo brusca, un po' troppo veloce, e andare a inquinare magari la traccia successiva. E dobbiamo anche considerare il fatto che in giungla tutto è così appunto intricato che non possiamo avanzare di circa 2 km in un'ora come in un terreno più aperto. Certo. Sarà molto molto ridotto. È più rallentato, quindi. Ecco. Assolutamente sì. E invece una domanda che mi era sempre venuta in mente, che non per forza per il contesto di giungla, ma più o meno in tutti i contesti. Un inseguitore, cioè un tracker che sta inseguendo, diciamo, la sua preda, no? I suoi. Che cosa deve fare per non farsi scoprire che sta seguendo la sua preda? Nel senso, In un contesto di giungla. no, in contesto in generale. Adesso ti faccio fare una piccola digressione, dai, ti faccio fare. Nel Allora, senso, non dovrà stare troppo vicino al suo bersaglio, assolutamente. ovviamente. Il fatto è che quella che viene chiamata la time distance gap, in questo caso, cioè la distanza tra la persona che viene inseguita e l'inseguitore, in qualche modo deve essere molto calibrata in questo Certo. senso, perché chiaramente quel discorso che dicevamo prima della noise discipline, in questo Esatto, caso appunto, può, volevo finire lì, volevo esatto, finire. può andare molto molto a discapito di quello che è l'inseguitore. Più una persona si avvicina, più ovviamente anche l'attenzione stessa, ad esempio, da parte della fauna, degli uccelli, ad esempio, può Sì. essere appunto subito, scusatemi, catturata appunto dalla sua presenza. Un altro punto qual è? Il fatto proprio del rumore nella vegetazione. Quindi non soltanto il disturbare la fauna, ma anche il movimento dei passi deve essere considerato in una maniera estremamente cauta. Su quale terreno io posso passare e farà meno rumore per essere meno sentito, diciamo, Sì, o dall'inseguito? uscire dal contesto, diciamo, o fare Sì. un rumore che esce dal contesto dei normali rumori naturali. Chiaramente quello No. che si potrebbe, ad esempio, tentare di fare è quello di spezzare il ritmo, cioè il ritmo di una persona che cammina è abbastanza individuabile. Noi Sì. riusciamo comunque a percepirlo come un rumore naturale.
che non ci pone, diciamo, in agitazione, ma da parte dell'inseguito invece sì, è un livello di percezione molto alta che già Certo. viene in qualche modo accresciuto da questa cosa. Quindi il fatto di magari muovere un passo e poi un altro, poi fermarsi, riprendere, ma in maniera Spezzare il molto ritmo, regolare, certo. si spezza il ritmo e ovviamente questo consente anche di valutare molto bene a livello visuale quali terreni fanno meno fracasso, passatemi. Perché purtroppo è così. Io ad esempio ho fatto di recente un video in cui camminavo su delle foglie parzialmente ghiacciate, un frastuono incredibile, Certo. si sentiva molto molto bene. Ci sono alcuni terreni che ci danno subito l'idea di essere nostri amici, nostri alleati per lasciare meno rumore e altri invece è terrificante. Un letto di aghi di pino, diciamo il 90% delle volte è un rumore molto attutito perché il terreno è estremamente soffice, per cui non abbiamo questo tipo di problematica. Ripeto, bisognerebbe valutare contesto per contesto Certo. anche in base alla forza e direzione del vento, perché ovviamente se c'è molto vento, andrà da sé che il rumore dei nostri passi sarà più attutito. La presenza magari di un ruscello potrebbe essere un buon vantaggio per noi. Certo, perché copre, esatto, si somma, o Esattamente. Il almeno fatto il di nostro corpo. muoversi in mezzo a piante che hanno un minimo impatto su di noi perché sono molto morbide, proprio perché era un rumore meno evidente, ad esempio, del passare. Adesso sto pensando alla ginestra, una ginestra Certo. che in qualche modo è una spazzata che ci dà a livello di rami sul nostro corpo, però purtroppo è un albero secco che comunque si sente ed è anche abbastanza resiliente, per cui. Bene. Ok, abbiamo fatto questa digressione tecnica per riflettere un po' Benissimo. e ci spostiamo finalmente alla Rhodesia. Che cosa ci puoi dire di quell'ambiente, di quella situazione, di quel, diciamo, contesto di unconventional warfare? Beh, in questo, nel caso della Rhodesia sono tanti elementi da prendere in considerazione. Come dicevamo prima, diciamo che l'immaginario che ci viene dato anche dalle fotografie dei Sino Scouts è pressoché legato al discorso della savana, con tutte quelle che sono delle problematiche anche di sopravvivenza e di sussistenza di questi uomini in savana. Quando penso all'operato dei Sioux Scouts in un arco di tempo che va tra gli anni 60 più o meno, prima anni 80, è un contesto di grande deprivazione, che poi era esattamente quello che veniva a loro inculcato durante un addestramento tra i più difficili, a mio avviso, anche Più proprio selettivo. selettivi, esatto, fatto nel campo di Wafa Wafa. Perché questo? Perché addirittura era passatemi il termine, era un corso di sopravvivenza a dei massimi livelli dove non veniva dato loro da mangiare, per cui c'era un discorso del procacciarsi appunto il cibo, c'era un discorso di lettura delle tracce sia animali che umane. Quindi una competenza comunque molto più alta, perché ad esempio non era detto che il 23° appunto dei SAS in Malesia e in Borneo dovessero necessariamente essere molto, diciamo, proficienti nell'animal tracking. Questo non Certo. ci è passato. Dobbiamo immaginare che probabilmente sì, perché predatori chiaramente ci sono anche in giungla, ma nel caso del Sioux Scouts comunque è veramente qualcosa di consolidato. Quale altro punto? Il fatto che questi soldati estremamente addestrati avessero a che fare quotidianamente con delle operazioni di guerriglia e questa compenetrazione quasi continua tra quella che era la loro attività e il comprendere anche in continuazione nuove tecniche, soprattutto di anti-tracking messe in atto da questi gruppi insurrezionalisti, ha permesso loro di creare come un enorme database che era sempre in continuo aggiornamento. Aggiornamento. Sì, Esatto. perché poi voglio dire che i gruppi insurrezionalisti con cui avevano a che fare, anche loro sapevano fare molto bene il loro mestiere, sapevano fare di Assolutamente sì. sopravvivenza, di interpretazione tracce, conoscenza del territorio e tutto. Quindi effettivamente i soldati si trovavano, rhodesiani, si trovavano di fronte ad nemici formidabili in certi casi, perché Assolutamente. combattevano in casa loro.
E proprio perché combattevano in casa loro, avevano addirittura perfezionato, se lo scavo, un livello di, appunto, io lo riduco alle tecniche di anti-tracking, ma in realtà è anche molto psicologia, è molto approccio, molta attitudine che va portato loro ad adottare anche delle calzature molto particolari, di cui se fate una ricerca su Google ne vedrete diverse, spesso si intersecano anche con alcune utilizzate anche dai Kufut, che era la polizia d'élite in Sudafrica, più o meno attiva nello stesso periodo. Allora, le calzature dei Selo Scouts, ma comunque tutto l'abbigliamento, tutta l'uniforme, erano molto molto particolari, addirittura potrei dire che sono passate alla storia tra quelli forse un po' più, si può dire, singolari, ecco. Perché al di là dello shorts estremamente corto, Sì, estremamente che avevo queste braghette corte che dici vai in mezzo ai, insomma, alle corto, sterpaglie, esatto, e e ci spugli. calzavano delle scarpe da tennis con una Ah, una scarpa suola. da tennis. Allora, innanzitutto valutiamo tutta quella che è la parte che secondo me è significativa, che va più o meno a coprire la caviglia e poi la calzatura in sé. Allora, si dice appunto che non portassero le calze addirittura, perché spesso non si vedono. Alcuni sono andata a fare delle ricerche e alcuni dicono che probabilmente era semplicemente perché le calze o cadevano, o nel caso di questo studioso con cui ho scritto questo articolo sui Tiger Scouts, lui sosteneva per il fatto che, essendo presente una pianta con un seme più o meno di queste dimensioni, ma molto, diciamo, spinoso, in qualche modo il passare in savana continuamente e avere a che fare con questa pianta gli ricopriva di questi semi che erano anche molto piccanti per la pelle. Quindi, al di là, diciamo, di suggestioni più o meno di questo tipo, le calzature erano quelle che adesso sarebbero delle All-Star, Ah, con la sì, quindi caviglia abbastanza alta, ma con la suola completamente limata. E questo perché? è piatta, quindi Esatto. senza tallone, senza distinzioni, sì, Assolutamente senza tra niente. Noi avampiede e dobbiamo tallone, pensare che ok. queste calzature nascevano con una suola simile a quella delle attuali Superga, per capirci. Quindi con una suola un po' indefinita, se avete presente, con Sì, 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 come sì. delle Sì, mini non fratture. c'era il carro armato tipico delle Vibram, ecco, Assolutamente, come ecco. dicevi tu giustamente prima, Francesco, nessuna distinzione tra quello che è il tacco, l'arco, Certo. la parte interstiziale e la punta. Venivano poi limate completamente. E questo perché? Proprio piatte erano. Esatto, per lasciare meno impressioni possibili, Certo. soprattutto in zone di, diciamo, piccole dune, perché nelle grandi dune in realtà l'impronta collassa, Ecco, l'orma si com'era il terreno collassa. Il tipico di terreno quelle zone? pressoché sabbioso, Ok. con delle zone ovviamente ricoperte dai bush, quindi dai Certo. cespugli, con qualche piccola roccia, ma più che altro appunto sabbioso. Il fatto di non lasciare un disegno della suola, che nella terminologia del tracking si chiama pattern, ben definito, permetteva ai Selo Scouts di confondere le loro orme con quelle della guerriglia. In più, calzatura completamente piatta da tennis era la stessa che veniva adottata appunto anche dai gruppi insurrezionalisti, per cui c'era la possibilità in qualche modo di creare una sana confusione, mettiamola in questa maniera. Certo. Il fatto di limare la suola era però qualcosa, diciamo, già previsto, mettiamolo così, dall'esercito britannico, perché alcune calzature, che tra l'altro appunto erano state utilizzate anche in Malesia e in Borneo, avevano una suola molto simile alle Clarks. Sei Ah, presente sei le presente, Clarks? che erano dei scarponcini da deserto inizialmente erano. Assolutamente sì. Nel caso delle Clarks, però, una certa demarcazione tra il tacco e C'era, l'avampiede c'è. c'era. E nel caso di Selo Scout si tratta proprio di All-Star, di Converse adesso, cioè, Sì. tanto per capirci. Tanto in ogni caso grip faceva su quel terreno lì, quindi non scivolavano, non. Assolutamente. A proposito di grippe, e un'altra calzatura molto particolare, se volete andare a cercarla, è quella che veniva appunto definita la Elephant Ratchet. E cioè questa Cioè? calzatura era in realtà una sovracalzatura, una sorta di grande ghetta, potrei dire, Ok, con vai. attaccata una parte che comprendeva quindi anche la scarpa, e che però terminava con in qualche modo una forma rotonda. Quindi questa
sovraccalzatura, ripeto, perché non si può chiamarla calzatura, doveva restituire delle impronte come quelle degli elefanti, cioè tonde. Era per confondere proprio. E la problematica qual è? Appunto, che magari poteva essere efficace in zone di transito appunto degli elefanti, Elefanti. dove uno non si sarebbe messo a dire ok, questi sono gli anteriori, questi posteriori, ma dall'altra parte invece era estremamente visibile laddove si aveva a che fare semplicemente con un passaggio umano, perché due zampe di elefante, dove sono le altre due? Esatto, sì, Quindi, quadrupede. però sono Quindi. passate un po' alla storia, ecco, queste calzature. È chiaro che, essendo estremamente fragili, soprattutto queste elefante tracce, cioè non potevano essere utilizzate in zone più ghiaiose o comunque con più sassi, perché potevano facilmente rompersi, quindi rivelare comunque parte del contorno della scarpa sottostante. Ma le moderne tecniche di tracking, per intenderci per uso tattico, cose del genere, provengono allora da questo periodo? Cioè, è qui che si è sviluppata la scienza del tracking, secondo te? Beh, da questi tre periodi sicuramente sì. Diciamo che i due principali forse sono stati proprio l'esperienza degli inglesi nel sud-est asiatico e quella dei Sioux Scouts in Rhodesia. Sioux Scouts sono molto citati sostanzialmente in tutti i libri di tracking. Potrei dire che in qualche modo hanno fatto storia, però non voglio sembrare di parte, ma in realtà un po' lo sono. Anche soltanto cronologicamente parlando, sono gli inglesi che hanno fatto scuola nel tracking e l'hanno fatto a loro stesse spese per andare a in qualche modo comprendere come adattare delle tecniche che erano già in loro possesso, però in ambienti diversi, come quello Certo, della sì, Malesia e del perché Borneo. appunto, essendo lavorando in colonie, diciamo così, sparse per il mondo e dovendo affrontare delle moti insurrezionali. Okay, dovevano sapersi adattare. Ecco, di tutto questo, che cosa Però potremmo erano? parlare anche dell'Australia e dell'impiego Vabbè, degli aborigeni sicuramente. in Australia e anche da loro gli inglesi hanno imparato tantissimo. Quindi c'è stato un apprendere dai locali, dai nativi, per poi in qualche modo sviluppare, formalizzare, istituzionalizzare, mettila come vuoi, all'interno appunto di manuali, di field guide, eccetera, eccetera. Ecco, a tutt'oggi. Che tu sappia, l'esercito inglese ancora comprende queste tecniche Sì, per le sue truppe? Sì, i degli esempi, ad sassi, sì. esempio, gli SAS sicuramente lo utilizzano, per Jungle Warfare, quelle cose lì e tutto. Sì, perché, e tra l'altro non è, diciamo, insolito che l'esercito olandese, ad esempio, si addestri con l'esercito inglese e che utilizzi sempre appunto questa British Jungle Warfare School, proprio per andare a portare avanti un addestramento in un territorio come quello della giungla, e sempre tra l'altro appunto nella zona del Borneo. Certo, beh, sì, perché gli olandesi erano presenti in Indonesia, tra l'altro, tra le varie cose, quindi bene o male l'orografia è quella. Ecco, di questi tre conflitti, dato che tu hai scritto più e più articoli, no? A proposito, hai scritto anche un libro, se non sbaglio, su questo Sì, argomento, ecco. sui Sassi Malesia e Borneo, sì. Ecco, ci vuoi parlare di questo libro? Ci vuoi parlare? Allora, è un libro che potrebbe sembrare estremamente noioso ai più, in quanto è proprio una ricostruzione storica in cui mi sono davvero un po' dannata per recuperare materiale su, diciamo, l'esperienza dei tracker in particolare in questi due conflitti. Con anche tutta una retrospettiva su equipaggiamenti, armi, eccetera, È eccetera. stato difficile trovare le fonti per documentarsi? Sì? Quindi a chi ti sei rivolta, se puoi spiegarlo, per documentarti? Ma onestamente ho fatto delle ricerche tramite internet e la maggior parte dei testi, quelli più precisi, ricordo che erano legati in qualche modo sia al sito internet, sia a, diciamo, manuali citati, ma riconducibili al British Memorial Museum e anche appunto legato all'Australia. Comunque è stato veramente, veramente complesso. Poi
In realtà ci sono due o tre siti che sono fatti piuttosto bene, dove ho recuperato delle informazioni e ovviamente citandole, eccetera, eccetera, chiedendo il permesso, ma comunque non è stato facile far quadrare tutto, perché spesso alcune informazioni si in qualche modo incastravano in anni differenti, cioè citavano magari dei fatti che erano successi 10 anni prima e confondevano i due conflitti. Ah, ok, sì, beh, è il lavoro giustamente di un autore quando fa una ricerca di mettere, diciamo così, in Quando ordine cronologico tutto. Ecco. Di scrivo questi tre conflitti, degli articoli anche certo. sui Sassi Malesi e Born, che sono Certo. poi apparsi, di cui l'ultimo è apparso su Requel of Creed, che è una rivista appunto statunitense. Ah, bene. Complimenti. Ecco, di questi tre conflitti, tu personalmente, quali ritieni più interessante dal punto di vista del tracking? Non dirmi tutti e tre, dai, ce ne sarà qualcuno che avrà, diciamo così, stimolato più, Ma la tua quello curiosità dove o. da tracker e da appassionata di quest'arte è sicuramente appunto della Rhodesian Bush War, sicuramente. Perché è vero, è stato molto importante per gli inglesi in Malese e in Borneo, ma i Sea Scouts lo facevano tutti i giorni, in qualunque momento, Certo. davvero. Mentre se andiamo a vedere anche questo testo che ho scritto, effettivamente non era poi così, diciamo, tutto legato al tracking. Nel senso che a parte due o tre figure veramente di spicco, come questo Sergeant Thurmond, che è passato la storia come un ottimo tracker e aveva imparato quasi tutto una volta arrivato in Malesia, in realtà i Sea Scouts erano già addestrati per leggere le tracce. Quindi, in Certo. qualche modo, quando si sono trovati operativi, hanno messo in pratica al 100% e in ogni momento la lettura delle impronte e conseguentemente anche tutte le tecniche di depistaggio che avevano appreso dalla guerriglia. Quindi Certo, del tie sicuramente tracking. sarei l'ultimo. Mentre anche nel discorso dei Tiger Scouts, sì, sono stati proprio nordvietnamiti ad essere dei bravi tracker, ma non è stato anche in questo caso così fondamentale, diciamo, nel conflitto di Vietnam l'applicazione del tracking, anche perché ricordiamolo, sono state mandate tanti anche nativi americani in Vietnam come parte dell'esercito, ma le loro capacità si sono rivelate quasi sterili a volte, e questo perché la differenza di Di territorio ambienti, sì, è da dove esatta. provenivano. Era diciamo, alla merce di tutti, però non era appunto facile in qualche modo creare un'intelligence e poter mettere in pratica sul breve periodo tutte le nozioni acquisite comunque negli Stati Uniti. Certo, quindi ecco, questo qua è un dettaglio interessante, il fatto dell'utilizzo dei nativi americani da parte delle forze armate statunitensi, però in ambienti differenti da quello in cui gli indiani d'America avevano operato e imparato. Sì, si Avevano. parla comunque di pochi individui, non di Certo, una no, per carità, comunità certo, di. sì. Sì, il fatto è che forse si era anche confidato un po' troppo nella loro capacità, nella loro elasticità, mettiamola così. Ok. Adesso non fuggi da me andare a criticare, è semplicemente proprio un dato di fatto che non siano stati per niente in grado di mettere subito in pratica quello che sapevano, proprio perché in qualche Sì, due modo ambienti completamente necessitavano un diversi. Certo. acclimatamento, tra virgolette, anche a livello di traghi. Questo è un dettaglio effettivamente interessante. Per concludere, vorresti aggiungere qualcosa su questo argomento, magari di una domanda che non sono riuscito a farti o qualcosa del genere? Che cosa ti Vabbè, vorresti aggiungere? ma l'unica cosa che posso dire è che rimanendo sul discorso inglese, che come si è notato leggerissimamente appunto a quello a cui sono più legata. Appena. Esatto. Nel caso, ad esempio, di una caccia all'uomo che c'è stata negli anni 80, se non sbaglio nell'84, Dove? caccia in Inghilterra, nella Ah, zona quindi di. stiamo parlando di Europa, cioè di Europa, Esatto, di scusatemi, Gran sì, Bretagna. stiamo proprio localizzando. E per andare in qualche modo a contrastare questo purtroppo pluriomicida che stava disseminando il panico nel giro appunto di 2 settimane, Provo a invece. contestualizzare l'episodio. Quindi cosa è successo? C'era questo Esatto. pluriomicida che. Sì, sostanzialmente questo, tra l'altro era un ex SAS, questo Barry Prudhomme,
dopo aver avuto varie vicissitudini familiari ed essere in un momento di grande, come si può dire, nervosismo, ma anche di astio nei confronti di tutto il mondo, aveva portato avanti una serie di omicidi a volte anche evitabilissimi a confronti di forze dell'ordine piuttosto che pensionati, anche legati magari a defrazione, intrusione all'interno delle abitazioni e così via. Cioè, era diventato un serial killer, questo qua era diventato? Sì, assolutamente, sì. Ah, Ben e ricordo. quindi, ok, questo commette questi omicidi, poi cosa succede? È stata portata avanti nei confronti di quest'uomo la più grande caccia all'uomo in Inghilterra in quegli anni, quindi forse anche addirittura più grande nei confronti di quella di The Ripper. Adesso non ricordo il nome diciamo, lo squartatore inglese. Jack il squartatore, Jack lo squartatore, sì. Addirittura si brancolava totalmente nel buio perché avevano in qualche modo delimitato un'area, ma non riuscivano a intercettarlo, per quanto un'area assolutamente rurale, anche con centri urbani, eccetera. È stato inviato per contrastarlo un tracker, un ex SIS, ok, Eddie McGee, che aveva tra l'altro scritto un testo di sopravvivenza, se non sbaglio, uno dei primi, che è stato in grado non soltanto di leggere appunto le tracce lasciate in ambito rurale da questo Barry Prudhomme, di comprendere le tecniche di anti-tracking messe in Che lui atto stava, che stava applicando, ah. e alla fine appunto L'ha beccato? di sì. Oh, se vi interessa sul mio sito nella sezione che è Sì. thewayoftracking.com, so che magari vi porterai nella sezione Man Tracking Sources, c'è proprio un articolo che ho scritto che si trova in inglese e in spagnolo che ho intitolato appunto niente, la caccia all'uomo in Inghilterra, questo Barry Prudhomme. Ecco, questo per esempio è una storia molto No interessante. traces, no signs, ecco, ho intitolato Traces, no signs. l'articolo. Avevo fatto proprio anche un webinar tutto dedicato a questa caccia all'uomo, come è stata condotta, che cosa è cambiato con l'introduzione del tracker. In qualche modo in quel contesto, questo Eddie McGee, che appunto, ripeto, era un ex SIS, E di che anni parliamo più o meno? Che anni parliamo? 1984. Ah, vabbè. Ok. E lui è proprio intervenuto come un Deus ex machina. Senza il suo contributo, forse questo Barry Prudhomme sarebbe rimasto, diciamo, Alla in macchia per un po', ecco, in tutti i sensi. Assolutamente sì. Grazie Bene, io ti ringrazio tantissimo, Kite, per il contributo che hai a voi. dato per questo video. E appunto, se avete domande ulteriori approfondimenti da fare, lascio tutti i riferimenti in fondo e vi saluto al mio prossimo video. Ciao, Kite! Ciao Francesco.